Benvenuti a Il Punto. Trasmissione dal centro video di Palazzo Cesaroni. Con due consiglieri regionali ospiti nello studio del centro video. Alla mia destra ho il eh, consigliere regionale della Lega Manuela Puletti. Buongiorno. E di qua eh, Andrea Fora, consigliere regionale Patto Civico per l'Umbria. Buongiorno, ben trovati. Politica, attualità, economia e cominciamo proprio con la politica e l'attualità. Eh, mentre siamo qui, si sono appena concluse, stanno addirittura ancora concludendosi 24 ore dopo le elezioni in Sardegna. Questo è un anno, il 2024, che sarà fortemente caratterizzato dalle elezioni politiche, europee, eh, amministrative, regionali. Eh, intanto apro con Manuela Puletti, siamo sull'attualità strettissima. Dalla Sardegna aspirano venti forti eh, di cambiamento eh, politico. Il suo giudizio? Diciamo che dalla Sardegna, così come da Terni, in realtà arriva un segnale chiaro e preciso: nel senso che il presidente o il sindaco uscente. <coughs> difficilmente si dovrebbe cambiare dal momento che per fare un buon percorso si gettano le basi cinque anni, si raccolgono poi i frutti eh, i cinque anni successivi. Quindi secondo me, così come ripeto, con le dovute proporzioni, perché chiaramente stiamo parlando di una regione e di, un, eh, di una città, però eh, Sardegna e Terni ci danno un, un chiaro indirizzo e quello su quello che dovrebbe essere la, la politica, che non sempre la voce grossa lo deve fare chi ha momentaneamente i dati per farlo, ma a volte serve anche il buonsenso e un equilibrio di coalizione, dove la Lega si è chiaramente eh, appoggiata ad una coalizione, ma eh, così come è successo a Terni, così come è successo in Sardegna, i risultati poi si sono visti e soprattutto è indicativo anche, secondo me, il, eh, il, i voti che sono stati registrati a Cagliari capoluogo di, eh, di regione dove il sindaco, il candidato De, per il centrodestra, nonché sindaco di Cagliari, comunque non ha fatto un buon, un buon risultato. C'è stato anche tanto disgiunto. Quindi, comunque, tanti piccoli elementi che dovrebbero essere un segnale eh, ben definito, anche per l'Umbria, dove onestamente non credo che ci siano problemi. Credo che qui il, la coalizione sia ben salda insieme anche alle liste civiche, e eh, la conferma di Nuratella Tesei come candidata del centrodestra è chiaramente eh, blindata. Però è importante che si faccia le, delle dovute riflessioni anche per quelli che saranno i candidati, eh, i, i candidati a sindaco qui in Regione e chiaramente su un contesto molto più generale che può, essere, che può appunto, eh, rappresentare l'Italia stessa. Diciamo che occorrerebbe un pochino più di buonsenso su determinate scelte e un pochino più di fiducia, non sempre... I numeri momentanei sono indicativi di una ragione e una razionalità. Ora, dicevo, europee, il eh, 2024 è anno di elezioni globali, le europee con un sistema di voto che è un propo sistema proporzionale, poi ci saranno invece le, anche le regionali quest'anno che invece sono al contrario un maggioritario secco. Per i comuni ancora un altro sistema elettorale, si vota con il doppio turno che prevede anche il ballottaggio, quindi sarà una battaglia infinita e praticamente un anno di tornate elettorali, di rinnovo di amministrazioni, compresa questa che noi eh, rappresentiamo. Il suo giudizio? Ma intanto io evidenzierei un dato, perché eh, in queste ore si parla tanto di chi ha vinto, di chi ha perso rispetto alla Sardegna. E eh, quasi sempre eh, in occasione delle elezioni eh, ci sono eh, chi esalta, ovviamente la vittoria, chi salta eh, e, e chi fa, e eh, quasi mai in realtà ci sono i mea culpa rispetto a chi ha sbagliato. Eh, sembra quasi che tutti abbiano sempre vinto, in relazio, indipendentemente dai risultati. Ma un dato, eh, e la Sardegna purtroppo conferma un dato che ormai è strutturale. C'è un dato di cui nessuno parla, anche ieri in Sardegna ha votato il 51, qualcosa degli elettori, vuol dire che una persona su due avente diritto a votare non è andata a votare, cioè non ha esercitato il proprio diritto costituzionale. Questo purtroppo ormai è un dato strutturale di cui si parla pochissimo, ma io credo che sia davvero il vero problema della democrazia di questo momento storico, perché eh, evidentemente la politica non è più attrattiva. Eh, ha ragione Emanuela quando dice che... Ehm, siamo molto distanti dai territori, soprattutto quando eh, si tratta di scelte legate alle elezioni regionali o ai comuni capoluogo di regione, eh, c'è questa tendenza a come dire, eh, dividere gli equilibri dei partiti in funzione delle dinamiche nazionali. Questo a volte non funziona, la Sardegna ne è un esempio. Eh, al di là del giudizio sul presidente uscente piuttosto che della persona entrante, mh, so che eh, comunque non c'era un giudizio molto positivo, in generalizzato, insomma, anche da parte dei cittadini sardi rispetto al presidente uscente. Ma il tema è un altro: il tema è che. Evidentemente, la politica quando non percepisce il contesto, l'umore del territorio e non lascia a che il terri al territorio la capacità, l'autonomia e la possibilità di costruire le scelte più vicine al sentiment degli elettori, succedono cose come sono successe in Sardegna, come sono successe antecedentemente a Terni, e, e questo allontana, disaffeziona gli elettori alla politica. E quindi succedono cose come anche eh, il fatto che un cittadino su due non va a votare. Ecco. Io io penso che questa la riflessione, diciamo un po' più strutturale, al di là delle rese dei conti che ora leggeremo nei giornali, delle dinamiche tra le coalizioni sia proprio questo, cioè la riflessione legata a un metodo diverso con il quale si provano a costruire i processi sul territorio. Un metodo che io credo debba essere sempre, cioè debba ritornare a essere più vicino ai cittadini. Non voglio evocare la legge anche per eh, il governo nazionale che ancora oggi prevede listini, le liste bloccate, i candidati definiti a Roma. Ecco, noi abbiamo bisogno davvero, penso, di una riflessione strutturale che riporti la politica a essere vicino alle persone. In effetti il 51% eh, è inferiore al 53% registrato nella precedente tornata elettorale in Sardegna. Ricordo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane si vota in altre regioni, la prima sarà l'Abruzzo, poi ci saranno le elezioni comunali eh, di, di giugno. Eh, restando nell'attualità, eh, Manuela Puletti, lei è diventata praticamente famosa per l'emendamento Puletti e io di quello devo parlare perché... Eh, L'emendamento votato dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria che eh, consentirà, la dico così, poi lei la spiegherà meglio, l'accesso di veicoli a motore eh, sulla sentieristica, insomma in mezzo ai boschi, eh, è stato eh, oggetto di numerose critiche, il primo fra tutti il Club Alpino Italiano, poi anche tutta una lunga schiera di sindaci, però, eh. di amministrazioni comunali. Una anche della Lega, vedo, perché il sindaco di, di Nocera, Umbria, è appunto della Lega e ha firmato, mi sembra, mi corregga se sbaglio, la eh, posizione contraria a questo emendamento. No, non sbaglia. Spieghiamo anche ai telespettatori di che cosa si tratta nei particolari per far capire a chi non è informato. Mi rifaccio dall'ultima sua domanda per poi eh, spiegare sì. chiaramente <ride> qual è l'emendamento. Non sbaglia perché il sindaco di nocera nonché deputato lega ed ex segretario regionale della della Lega ha firmato un comunicato stampa insieme alla, eh, al sindaco di, di Assisi eh, Stefania Proietti nonché governatore della provincia è contro quello che è eh, l'emendamento Puletti che poi chiaramente andremo a spiegare Anacronistico, sinceramente, perché eh, vero è che contro questo emendamento, che in realtà liberalizza la circolazione dei veicoli a motore su determinate strade e sentieri all'interno dei boschi, è stato accolto con molto eh, consenso e positività da gran parte del, del centrodestra, tant'è che in aula è stato votato. Da, da tutto il centrodestra, eh, sono chiaramente scese in campo a sostegno di questo anche numerose associazioni eh, di cacciatori, anche a livello nazionale, ma allo stesso tempo eh, anche il, il mondo che ruota intorno all'Enduro, gli stessi cercatori di funghi o, tartu, o Tartufai. Quello che diciamo, eh, risalta all'occhio è sicuramente che l'unico sindaco di centrodestra che ha sposato questa causa del sindaco Proietti, che chiaramente è già lanciato in aperta campagna elettorale verso le regionali, ha stupito e sinceramente andrebbe chiesta a lui il motivo per cui eh, un ex segretario regionale ha firmato un comunicato con il PD. In realtà non capita spesso, anzi per fortuna in Umbria non capita mai, né che si firmi un comunicato stampa con il PD né tantomeno che ci si schieri contro quella che attualmente è la papabile avversaria della Presidente Donatella Ma Tesei. Ma l'emendamento politico perché ce l'hanno con lei con questo emendamento che consente l'accesso ai veicoli a motore? L'emendamento è stato strumentalizzato, l'ho detto in ogni occasione e continuo, continuo a ripeterlo. Sinceramente non credo che sia un caso che abbiano firmato una lettera a 23 sindaci di centrosinistra o comunque di civiche appartenenti a, al, al centrosinistra. E chiaro è che vicino a questo, a questo mondo ci sono delle associazioni che per costume sono sempre state vicine al centrosinistra, parlo di Lega Ambiente, parlo di WWF. È stato cavalcato una strumentalizzazione perché? Perché in realtà si pensa, e, e, si è, e questo è il motivo che ha scatenato tanto: che eh, con questo emendamento si liberalizza la circolazione dei veicoli a motore ovunque nelle nostre polline, nelle nostre montagne, nei nostri boschi. In realtà non è così. In realtà questo emendamento ha permesso una trasparenza normativa che era stata introdotta antecedentemente nel novembre del 2022 dall'intera assemblea legislativa, quindi anche dal Partito Democratico, anche dalle liste civiche di centrosinistra che insieme al centrodestra hanno votato un emendamento, quindi una modifica alla legge, eh, alla, legge 7 di cui alla legge 28 dell'articolo 7 di cui stiamo parlando, inserendo nella libertà di circolazione dei vicoli a motore l'accesso agli appostamenti fissi di caccia. Questo chiaramente ha introdotto la viabilità forestale. Perché, per definizione, se andiamo a leggere la viabilità forestale all'interno del testo unico delle foreste e delle filiere forestali, leggiamo che per viabilità forestale si intende anche sentieri. Di conseguenza,. Considerando la modifica che è stata fatta alla, al Comma 3, considerando il fatto che c'era una divergenza normativa, abbiamo semplicemente riportato linearità e trasparenza. Tant'è che io su questo emendamento ho anche ricevuto eh, i, i ringraziamenti da parte delle forze dell'ordine perché mi hanno testualmente detto finalmente noi capiamo cosa dobbiamo fare e come far rispettare la legge, perché questo è fondamentale. Rispettare la legge. Nessuno eh, in questo momento con questo emendamento ha. Eh, diciamo così, liberalizzato tutto, si chiede coerenza, si chiede eh, correttezza e trasparenza. Concludo se posso, eh, vorrei anche sfatare il mito di una, eh, diciamo così, di una liberalizzazione a danni di quello che è il turismo lento. Non è assolutamente così, perché anche la Presidente l'ho ribadito in aula, esiste un, un principio di. Convivenza e questo principio di convivenza è giusto salvaguardarlo. Io stessa sono stata eh, promotrice in consiglio regionale di una interrogazione che sollecitava l'assessore Agabiti a finanziare, comunque sia incentivare quelli che sono i cammini di San Romualdo a Umbertide. Quindi, eh, che non passi il messaggio che fa comodo solamente ad una determinata parte politica di mh, disincentivare il, il turismo lento. Questo non è, c'è un principio di convivenza sacrosanto e legittimo. Eh, come ha anche ribadito la Presidente in aula. Grazie, voi eh, direi esauriente la spiegazione, ora sento il consigliere Fora, voi non la vedete ma c'è sempre la clessidra coi minuti del mio maestro Luciano Moretti che mi dice che devo recuperare col consigliere Fora, gli faccio due domande. Allora la prima è, è d'accordo con l'emendamento oppure lei è un motociclista magari e quindi la vede in un altro modo? Se fossi un motociclista sarei d'accordo. Non sono né uno né per la verità molto l'altro perché sono anche abbastanza pigro, quindi non sono un gran scientierista. Però in realtà eh, io dissento sul metodo, come in molte occasioni mi è capitato di eh, ricordare all'Aula e anche ai miei colleghi sia di minoranza che di opposizione. Eh, sebbene Manuela dica che su questo emendamento sia stata fatta strumentalizzazione politica e può essere che in parte ci sia stato anche questo aspetto, in realtà eh, su questo emendamento si sono espresse tutte le associazioni ambientaliste, gran parte delle associazioni ambientaliste dell'Umbria e mh, non mi sento di dire che sono tutte, come dire, di espressione di sinistra e che ne hanno fatta solo una questione di ideologia politica, ha scritto il presidente del CAI Nazionali, la presidente in aula si è impegnata formalmente, così ha detto, a, a intervenire sul testo per provare a comunque renderlo più eh, ha detto ufficialmente. No, ha detto solo che metteva eh. sopra giustamente un capitolo di spesa maggiore, ma non sul mm, discorso di. Ho testo. letto dichiarazioni in eh. cui c'era un impegno a renderlo, diciamo, più inclusivo. Io quello che contesto è anche in questo caso il metodo, perché eh, credo che in una regione come l'Umbria si possano costruire: Strumenti che eh, possano rendere, eh, che possano far convivere chi ha una passione con chi ne ha un'altra, come in questo caso chi ha la passione per eh, il poter andare in montagna e nelle nostre colline attraverso una, eh, un motociclo da viaggio piuttosto che una motocicletta, piuttosto che chi invece vuole passeggiare. Eh, sono due espressioni di, 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 di voglia di poter costruire e impegnare il tempo libero che vanno e potevano essere gestite. Con con una condivisione maggiore. L'emendamento in, invece è, è, ha costruito una soluzione esclusivamente in una direzione, non tenendo conto minimamente delle stanze eh, degli altri. Da questo ecco, poi si generano situazioni come abbiamo visto, eh, cioè critiche eh, a manifestazioni di piazza, cosa che io penso che si potesse evitare. Un modo banale per evitarle era che, come è avvenuto in molte altre regioni, invece che in legge dire che tutti i sentieri Adesso io banalizzo, ma per far capire anche il pubblico: hanno accesso a tutti i sentieri, eh, possono avere accesso eh, motocicli. Si poteva normare quelli per, in cui avevano accesso, anche perché ora la fatica del costruire tutta la cartellonistica e l'insegna a livello regionale è molto elevata, servono molte risorse che questa legge non ha. Per cui ecco, io mi limito a osservare in alcuni casi che ecco, la necessità di dover, tra virgolette, costruire una soluzione che è molto orientata a risolvere e a dare risposte a, una, a un particolare target e non ascolta minimamente gli altri in alcuni casi produce esiti come questo e cioè eh, di fatto un uh, movimento popolare che mh, non esaurirei davvero solo a una questione politica che eh, si sente completamente poco preso, mh, mh, poco preso in considerazione dopodiché noi siamo una regione che fa della cultura, della natura eh, del turismo lento uno dei propri motori di sviluppo principali il modo di convivenza Manuela ha ragione va trovato ma va trovato non lasciando che tra loro eh, in questo caso le stanze diverse si confrontino eh, eh, aspetta il legislatore trovare modalità di convivenza questo emendamento oggettivamente le modalità attraverso le quali eh, eh, la sienteristica e eh, i percorsi naturalistici possano convivere con eh, eh, la possibilità che da oggi tu tutte eh, le strade eh, di montagna possano essere percorse anche con motocicli, non la offre come possibilità. Peraltro credo anche aprendo a qualche versante di possibile ricorso e altri problemi interpretativi. Tutto vedremo, qua. Vedremo. Fora altri due minuti per lei. Restiamo con i provvedimenti presi dall'Aula di Palazzo Cesaroni. Lei è stato il primo a commentare positivamente, direi, la nuova legge che è stata approvata che ha nel titolo Qualità del lavoro e welfare, che cosa cambia allora nel mondo del welfare e nel mondo del lavoro con questa nuova legge? Ecco, a differenza dell'argomento di cui abbiamo parlato finora, questo invece è una pagina di bella politica, perché eh, all'unanimità il Consiglio regionale ma non perché l'ho promossa io, per merito di tutto il Consiglio regionale, dei colleghi anche della collega Puletti, abbiamo assunto una priorità trasversale che riguarda il bene eh, da poter fare a pezzi di nostre, di, di nostre famiglie di nostre comunità e ne abbiamo fatta un'azione normativa eh, approvata da tutto il Consiglio, era in questo caso che riportavo il fatto che a differenza della prima eh, abbiamo adottato un metodo invece in questo caso inclusivo la legge scrive per la prima volta in Umbria e per la prima volta in Italia quindi eh, è una legge fortemente innovativa anche a livello nazionale eh, scrive della necessità che su tutto ciò che riguarda i mercati dei servizi alla persona, quindi parliamo dell'assistenza domiciliare, dei servizi di welfare, degli anziani, degli asili nido di tutto ciò che ha a che fare con la salute e il benessere sociale delle nostre famiglie, non si possa gli enti pubblici non possano fare più gare al massimo ribasso, questa è l'essenza principale della legge. E poi c'è un'altra questione importante e questa è una novità importante perché purtroppo assistiamo sempre di più a enti pubblici che anche eh, non legittimamente, ma ispirati dalla necessità di dover risparmiare, fanno gare risparmiando sulla qualità dei servizi. E questo da oggi in Umbria non è più possibile. Insieme a un'altra novità eh, importante della legge, perché la legge riserva una quota di tutti i mercati affidati in appalto dagli enti pubblici ai soggetti economici. Riserva una quota di questi a tutti i soggetti economici di qualsiasi natura essi siano, che eh, al cui interno assumono il 30% di soggetti svantaggiati. E quindi queste due, no, queste due disposizioni insieme oggi costruiscono una regione più inclusiva, con una qualità migliore dei servizi di welfare in cui si possa vivere meglio. Ultimi minuti, e qualche altro argomento di importanza diciamo così, per tutti, passerei anche la scorsa settimana la Giunta regionale ha annunciato forti investimenti nella sanità. Numerose assunzioni per l'ospedale di Perugia, nuovo piano delle liste di attesa, la percezione magari poi della popolazione è differente perché i problemi sono tutt'altro che scomparsi, anzi ce ne sono molti e sono lamentati appunto dai cittadini e anche la nuova organizzazione ospedaliera ha sollevato eh, discussioni eh, in, molte, in molti punti, penso a Spoleto con la questione Terzo Polo. Allora, nei limiti di tempo che abbiamo, Puletti, eh, questa sanità sta facendo un salto di qualità, secondo lei? Io se mi permette, direttore, volevo semplicemente fare una piccola parentesi a, a, su, no, su un, diciamo, un metodo sì. positivo che il collega Fora ha, ha esposto in maniera positiva, quando in realtà secondo me la condivisione politica non necessariamente è per forza un risultato positivo quando si parla di temi come la legge su UEFER ci mancherebbe anzi tanto di cappello a chi l'ha promossa io non sono in terza commissione ma l'ho votata convintamente però credo anche che in realtà o quasi il 60% dei cittadini umbri ci hanno, hanno dato mandato a un centrodestra di fare il centrodestra e quindi spesso e volentieri quando non si rientra in quella che è una condivisione politica in termini di voto non necessariamente è un insuccesso Anzi, ripeto, tolto chiaramente mh, argomenti di importanza come appunto il discorso della legge del welfare, sicuramente sono punti a favore del centrodestra quando non incontra la condivisione di quella che è eh, l'opposizione. Poi è anche vero che bisogna capire il collega Fora dove si colloca. Eh, la parte delle cose buone io mi colloco. Quindi dipende perché, è da po possibile candidato del centro-sinistra, ora il vento sta cambiando e andiamo su una direzione di centro-destra. Ma a prescindere da questo, non e è che. Se da una posizione ideologica della Lega di estrema destra, posso accettarla questa critica. Io sto dalla parte delle cose buone e quando vengono promosse dal centro-destra le ho sempre approvate e lo farò. Sempre, è sempre il no? Per essere civici, Puletti. È il, no. è il vantaggio di non avere un'identità, no. che sempre, spesso, volentieri. Sempre è, tua. è sempre scomoda avere un'identità. Comunque, ritornando alla questione. L'identità della... politica vuol dire sottostare alle regole di un partito che è detta ciò che va fatto da Roma. Io mi vado, può, oggi vado fiero di avere l'identità politica. Può la parlare con qualsiasi altro consigliere, ma credo che col collega Mancini o con me, diciamo che non, non sempre rispondiamo a quello che è la linea politica ma restiamo all'interno di un partito sposandone quelli che sono gli ideali e portandoli avanti però mi sembra che quando c'è da dire ciò che non ci sta eh, bene lo facciamo con estrema chiarezza e, e trasparenza comunque era semplicemente per ribadire che onestamente il volemoci bene tutti insieme non sempre è positivo anzi spero e, e, che il centrodestra continui a fare il centrodestra anche con quegli emendamenti eh, come quello dei sentieri dove è stato ampiamente spiegato anche dai cacciatori che finalmente è stato fatto qualcosa per, per loro. Quindi possiamo migliorare su questo. Per quanto riguarda invece la questione della, della questione della sanità, sicuramente è vero, come diceva lei, direttore, che non è ancora percepita la strada positiva che la Presidente Tesei sta portando avanti. È altrettanto vero però che i fatti ci sono, lo stiamo, lo stiamo dimostrando, è altrettanto vero che per onestà intellettuale va anche ricordato quello che abbiamo trovato e quello che abbiamo affrontato parlo comunque sia di uno scandalo Sanitopoli non indifferente, dove una giunta è cioè caduta, non è arrivato a fine mandato. Parlo del Covid, dove in realtà l'emergenza Covid, la Presidente Tesei, l'Umbria, l'assessore Coletto, hanno dimostrato di avere, chiaramente con tutto lo staff e l'entourage, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter fronteggiare l'emergenza, perché non dimentichiamoci che l'Umbria è stata in più di un'occasione eh, la prima delle regioni, mi, mi ricordo ad esempio una delle prime regioni eh, bianche, mi ricordo anche una delle prime regioni a mettere a disposizione i vaccini per i più fragili. Quindi sicuramente la memoria non è la memoria di solito è sempre corta, però il percorso lo stiamo sicuramente imbastendo. Il discorso dei 70 milioni che derivano dall'ex articolo 20 che ha appunto sbloccato la Presidente è un'ulteriore eh, conferma del buon lavoro che si, sta, che si sta facendo. Chiaro, come su tutte le cose, eh, se eh, dobbiamo mettere o meno una tabella all'interno di un sentiero lo si fa subito. Nel momento in cui si parla di situazioni ben più complesse come la questione della sanità ci vuole pazienza. Però ci vuole anche quell'onestà intellettuale di riuscire a capire quali sono le cose giuste e quale invece è la propaganda politica. Perché sicuramente un Partito Democratico che raccoglie le firme per chiudere l'ospedale, il pronto soccorso di Umbertide due anni fa e ad oggi il pronto soccorso di Umbertide vivo, vegeto per fortuna, vuol dire che sicuramente lì c'è un problema di natura eh, politica. Ma se ci dobbiamo diciamo Basare sui fatti sicuramente lo stiamo dimostrando, seppur, ripeto, con eh, diciamo, difficoltà, ma anche una difficoltà dovuta alla, alla burocrazia, non sicuramente alle intenzioni e alle volontà. Fora chiudo con lei su questo argomento. Io sento però anche dire che l'Umbria sta spostandosi verso la sanità eh, privata, questa è una critica che rimbalza da parecchio tempo. Allora, mh, lei è d'accordo? Ovviamente, Puletti dice che questi sono dati importanti. Il suo punto di vista sulla questione sanità, che si aggancia un po' anche al welfare, sono due cose certo. abbastanza unite. Ma ehm, il mio punto di vista, anche in questo caso, prova a essere. Eh, il più possibile oggettivo fuori dai proclami e dagli, dagli diciamo, gli approcci ideologici. Questa è una regione che aveva bisogno da anni di ripensare complessivamente il sistema sanitario regionale, è una regione che per anni si è concentrata più sugli investimenti immobiliari che sui servizi, è una regione su cui oggi scontiamo una carenza per del personale che viene da lontano, ma soprattutto è una regione in cui oggi scontiamo l'assenza totale della medicina sul territorio, perché noi ci concentriamo, perché è evidente che succede così, è naturale, cioè ognuno di noi è portato a pensare all'ospedale come unica risposta a tutto ciò che ha, dal problema più piccolo al problema più grande, in mancanza di altro. È l'altro che dobbiamo costruire per riuscire a eh, recuperare quella presenza sul territorio a domicilio di tutte quelle patologie che non necessariamente vanno curate in ospedale. Ecco, il grande assente di questa stagione è la medicina territoriale, complici sicuramente una serie di motivazioni, tra cui il Covid che hanno rallentato anche le riforme che eh, servivano. Eh, credo che non eh, si possa più aspettare che questo sia il tempo, se non questo la prossima legislazione. Ormai siamo quasi alla fine in cui questa regione deve fare scelte coraggiose, importanti, anche a volte impopolari, perché sì, la politica ha anche questa responsabilità di andare anche a ridefinire l'assetto delle strutture ospedaliere, delle strutture territoriali, facendo scelte che in alcuni casi sul medio breve termine sono impopolari, ma con un progetto. Ecco, quello che oggi oggettivamente non c'è stato, al di là delle motivazioni che in alcuni casi non in tutte, ma in alcuni casi sono state anche giustificabili, è che manca un progetto e una visione di disegno della sanità sul territorio. Bene, il tempo è scaduto, non ho sentito la campanella quest'oggi. Di solito c'è questo suono scolastico che ci segnala che sono terminati i nostri 28 minuti. Non posso comunque che ringraziare perché la discussione poi sarebbe continuata a lungo, lo so. Manuela Puletti della Lega. Grazie a voi. Andrea Fora, Patto Civico per Lunga. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati con noi, con i telespettatori e con gli internauti. Grazie, arrivederci.